festa, meglio, solennità dell'Epifania. Auguri a tutti. Dico anche ai bambini, perché oggi i bambini si aspettano i regali ed è bello che anche loro debbano festeggiare. Ma per noi cristiani è una solennità importante, perché l'Epifania è la festa della rivelazione. Cioè, noi oggi riconosciamo come i magi che in quel bambino che quel bambino è Dio, che quel bambino è l'Emanuele, che quel bambino è la salvezza di tutta la storia e di tutta l'umanità. E come abbiamo detto già nella puntata di ieri, il mio pensiero corre proprio a quelli che si sentono lontani da questo bambino, che si sentono lontani dalla stessa Chiesa e che non hanno forse quella spinta, quella, tra virgolette, curiosità che nasce da un cuore sapiente, non una curiosità così semplicemente umana, no, la curiosità che nasce da un cuore pieno di sapienza, la curiosità dell'amore, la curiosità degli innamorati di andare a Betlemme per vedere quel bambino. Questo viaggio lo possiamo fare tutti, se ci lasciamo spingere dai sentimenti del cuore, dalla profondità del nostro cuore, dalla onestà, dal desiderio di bellezza, dal desiderio del bene, dal desiderio della trascendenza. E qui ci viene ancora in aiuto Papa Francesco. E ieri abbiamo letto proprio tre righe della sua riflessione nella lettera apostolica sui presepi, sul presepe, di questa riflessione sui magi. E abbiamo concluso dicendo che quei magi, quando andarono a Betlemme, provarono una grande gioia. E abbiamo detto che chi va nelle Betlemme di oggi può trovare quel bambino e, lasciandosi stupire, sentire dentro il proprio cuore il calore della gioia. Non si lasciano scandalizzare dalla povertà dell'ambiente i magi, dice Papa Francesco. Non esitano a mettersi in ginocchio e ad adorarlo. Davanti a lui i magi comprendono che Dio, come regola con sovrana sapienza il corso degli astri, così guida il corso della storia, abbassando i potenti ed esaltando gli umili. E certamente, tornati nel loro paese, avranno raccontato questo incontro sorprendente con il Messia, inaugurando il viaggio del Vangelo tra le genti. Cari amici, dobbiamo anche noi avere la capacità di metterci in ginocchio davanti a questo Dio bambino per poter ricevere la gioia e il dono dello stupore e quindi ricevere la passione di tornare in un altro, nei luoghi dove viviamo, oppure andare per un'altra strada come fecero i magi e poi annunciare a tutti la gioia e la bellezza di aver incontrato Gesù. Annunciare a tutti con la propria vita la gioia e la bellezza di poter incontrare tutti e di poter incontrare Cristo in tutti, ma soprattutto negli ultimi e nei poveri. Al termine di questo nostro cammino, diciamo nei presepi viventi perché? Perché siamo stati nei luoghi di carità, nei luoghi dove i poveri vengono accolti. Ecco perché questi luoghi, la mensa della diocesi, la Caritas diocesana, la stessa cappella della Caritas diocesana, l'emporio della solidarietà da cui stiamo trasmettendo, sono presepi viventi perché c'è Cristo vivente nei poveri. Al termine di questo percorso, dicevo, voglio ringraziare la diocesi di San Severo e ringraziare il direttore della Caritas, Don Andrea
pupilla e tutti i collaboratori e i ministri della carità per averci accolti. Noi ci vediamo domani, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!